ultimissima della regular season al dei Marsi di Avezzano, con i padroni di casa che cercano l'ultima lunghezza necessaria per chiudere il discorso salvezza con una giornata di anticipo. Davanti agli uomini di Scorsini, ecco l'ambizioso Trastevere, in qualche modo ancora in corsa per una piazza importantissima in zona playoff per il girone F di Serie D. La prima occasione di una gara inizialmente soporifera va referto al 20° con una costruzione del Trastevere sugli sviluppi di un piazzato. La sfera carambola nell'area piccola dell'Avezzano, ma i marsicani allontanano senza troppi problemi. 27° il Trastevere prova ancora ad impensierire Coco su un'occasione nata da una rimessa laterale. La sfera finisce tra i piedi di Tortorano, la cui conclusione viene però trattenuta dal portiere di casa. Al 30° il Trastevere trova il centro dell'1-0 sempre con Tortolano, che è bravissimo a battere Coco con un tiro sostanzialmente al volo per quello che è, come detto, il vantaggio dei capitolini. Al 31° l'Avezzano va vicinissimo al pari con Sisse, la sua conclusione nata su cross di Labonia è però ben parata da Imbastaro. Al 35° ancora un'occasione costruita dal Trastevere che va vicinissimo a chiudere la pratica. 38° l'Avezzano spaventa ancora una volta gli ospiti con Imbastaro che si esalta volando sulla conclusione di Marietti e deviandola con un vero miracolo sulla traversa. Al 45° il Trastevere va ancora a centimetri dal gol che sancirebbe il doppio distacco. Nel primo tempo non succede più nulla e nella ripresa il leitmotiv del match non cambia. Al 9° occasionissimo ancora per Alonzi, che però conclude alto rispetto ai pali difesi da Coco. Quindi al 12° il dominio del Trastevere prosegue e ancora un fraseggio sulla fascia destra porta il pallone in mezzo per Crescenzo, che conclude clamorosamente alto rispetto ai pali di Coco. Al 20° l'Avezzano pareggia con Pellecchia, che riceve la sfera, si accentra e batte con il sinistro con un piattone in Bastaro per quello che è l'1-1 che garantirebbe di fatto la salvezza matematica all'Avezzano. Il Trastevere torna però a farsi vedere dalle parti di Coco, che compie un autentico miracolo volando su una conclusione che sarebbe finita all'incrocio dei pali. Sugli sviluppi del corner seguente però Coco non può nulla su una serie di deviazioni sotto misura e di Lisci peraltro, con Massimo che si aggiudica il centro decisivo per il gol dell'1-2 del Trastevere. L'Avezzano prova ancora a trovare il centro del pari, va soltanto vicinissimo al 2-2. All'89° poi i marsicani sono del tutto sbilanciati alla ricerca del pareggio e c'è una doppia occasione clamorosa per il Trastevere, con Coco sugli scudi prima e poi la sfera viene fermata proprio sulla linea di porta da un difensore dell'Avezzano. La palla del pari l'Avezzano l'avrebbe in pieno recupero con un contropiede che porta la sfera proprio sul piede del neoentrato De Almeida, ma la sua conclusione termina alta. Poco dopo ancora Imbastari a volare sul destro secco da fuori area di De Almeida. Da lì in poi non succede più nulla, il Trastevere è ancora in zona playoff, l'Avezzano non è salvo matematicamente ma di fatto può quasi già festeggiare.